non ha bisogno del clinico, per cui di fatto, a mio parere, anche alla luce di quello che è stato detto fino adesso, il problema è realmente quello della comunicazione. Per cui la maggior parte degli errori che noi vediamo, la maggior parte degli errori che noi in anatomia patologica facciamo, è assolutamente il portato di un deficit di comunicazione. Per cui, a mio parere, non è tanto